Avete mai conosciuto la beata Elena Guerra di Lucca? Perché erano contemporanei loro due, si sono mai conosciute la beata Savini? No, può darsi che lei ha conosciuto, ma noi... Il nome basta. Dei nomi, okay. Sì. Allora, si parlava prima appunto della nuova povertà, no? Come gli immigrati o i rifugiati che in Italia ma anche in tutta Europa sono in tanti. Voi in che modo vi attivate per dare un aiuto anche a loro, se lo fate? Oh, noi abbiamo, per esempio, quando arriva uno della nostra casa, noi non andiamo mai via, no? Se non possiamo dare l'alimento perché arrivano fuori dall'orario, diamo la cosa in specie che loro possono fare. Però in alcuni luoghi noi abbiamo organizzato, no? Vengono e noi diamo quell'alimento, hanno bisogno di medico, noi troviamo già all'estero. Come è più meglio le persone che fanno, perché qui in Italia c'è anche il governo che pensa, insomma sono tante associazioni. Nell'estero non è così, nell'estero e noi prendiamo i figli e mettiamo nella casa che noi abbiamo per bambini, per togliere dell'ambiente, anche un ambiente non tanto buono perché c'è una grande promiscuità, e loro rimangono lì. E vivono, vanno alla scuola, i genitori possono venire a trovarli. Sabato e domenica noi vediamo se hanno condizione, lasciamo andare. Però, per esempio, se sono persone serie che non si ubriacano, che noi vediamo di trovare piccoli lavori, se abbiamo bisogno di pulire una cosa, un campo, o una persona conosciuta, noi, o una persona che ha bisogno di una badante per l'anziano, noi stiamo attenti, loro sanno che noi curiamo queste persone, facciamo fare piccoli corsi quando hanno condizione per sapere curare bene l'anziano, oppure per stare con le persone in casa, no? O per cucinare o per pulire, cioè cerchiamo di aiutarle e promuovere per non diventare solo dipendente di ricevere, perché anche questo vizia. Qui nell'Europa è un pochino più difficile. Noi facciamo più, per esempio qui c'è una sorella che dà gli indumenti, eccetera, e da mangiare, ma dà in specie perché la gente porta a lei, però è al bisogno. Invece all'estero noi abbiamo proprio centri sociali e luoghi, non diamo luogo per dormire perché ci sono tante cose che noi preferiamo difendere la famiglia. Facciamo una casa di paglia o una casa di legno e in modo che la famiglia si riunisce, perché avviene di tante cose, no? nella famiglia quando stanno dormendo insieme, eccetera, non è il meglio. E allora c'è molta promiscuità, imparano a cucinare, diamo molta assistenza a queste persone, e soprattutto i piccoli mettiamo nelle scuole, perché passano tutta la giornata, hanno la scuola, hanno il rinforzo della cosa, e noi diamo la merenda da tardi, diamo una minestra, una cosa che serva anche come cena, perché quando arriva a casa non hanno, no? Questo noi facciamo. I ex alunni o il papà e mamma degli alunni ci aiutano moltissimo, moltissimo. Che vedono? Vedono e ci aiutano, alle volte vengono anche loro. Se almeno voi conoscete di più, allora trovate i veicoli giusti. Insomma. Abbiamo scuole grandi all'estero, molto. E i poveri, adesso per esempio noi stiamo con una ragazza a Pennsylvania, la migliore università di bioetica, lei ha studiato, ha fatto il noi l'abbiamo studiato prima nelle scuole che noi abbiamo per i poveri. Dopo abbiamo visto che lei rispondeva bene, abbiamo messo in una scuola che è molto più evoluita, eccetera, nostra. E come abbiamo visto che lei era stata promossa, abbiamo messo all'università, abbiamo trovato una borsa di studio per lei nell'università.
per i testi e c'era da fare un corso. Noi abbiamo trovato benefattori che hanno pagato il corso. Primo luogo a Pennsylvania. E sta lavorando là nel gruppo di ricerca di bioetica. Però lei ritorna fra 2 anni e noi, quando ritornate, venendo da noi, ricordati, dove sei venuta? Non ti dimenticare dei tuoi, non avere vergogna dei tuoi, perché ogni volta vieni. E poi cerca di dare il meglio di te. Sei stata aiutata, adesso guadagnerà tanto, perché poi la bioetica è in moda. Io dico, ricordati dei poveri e dei tuoi, capito? Però loro fanno, noi abbiamo tanti nel centro sociale, abbiamo tanti di loro che fanno volontariato. Per non rimanere solo loro, noi chiediamo anche agli altri, in modo che vengano professionali che hanno soldi, che fanno, e ben professionali come loro che si stanno facendo nella vita, però non pensano solo a loro. Questo lavoro noi facciamo da tanti anni, tanti anni. Opere belle, si promuovono, si moltiplicano anche fra loro, no? Si aiutano, noi come sono stati aiutati loro. Sì. Può darci qualche numero relativo ai paesi nei quali operate e a quante persone riuscite a dare una mano ogni anno? Questo video io non facevo mai, comunque posso parlare del Brasile, posso parlare del Brasile, ricordo, e posso parlare anche dell'India, l'India anche facciamo, abbiamo Filippine, Ecuador, per esempio. Io comincio dall'Ecuador. L'Ecuador è stato un terremoto, una cosa terribile, no? Abbiamo anche famiglie delle sorelle, però sono quelle che stanno meglio, perché si aiutano tra di loro e alcune stanno bene. Però con le persone che hanno perso tutto, noi abbiamo, perché non è bello chiedere aiuto sempre di fuori, la persona si abitua a ricevere soltanto. Allora, aiuto di fuori, bene, però voi qua che cosa potete fare? Stanno senza casa, e dove andiamo a cercare il legno? Perché la paglia, c'è il rischio di fuoco, eccetera. Cercare il legno, oppure qualcuno che ha fatto, che ci può. Noi sollecitiamo e andiamo nelle equipe, organizziamo e andiamo. E sì, loro collaborano. E noi, e poi chi costruisce? Loro stessi che stanno, perché noi non possiamo pagare la manodopera. Allora prendiamo uno che sa, che può coordinare, e così, in modo che tante case noi già abbiamo. Non è come qui che cade il ponte e il governo pensa a tutte le case, no? Il governo non sempre, invece noi facciamo così. Chiediamo anche ai benefattori che aiutino, ma soprattutto ultimamente stiamo sollecitando le stesse persone del posto. Con il nostro aiuto noi prendiamo l'iniziativa e facciamo. Per esempio in Brasile, come noi stiamo a più di 100 anni in Brasile, e le sorelle italiane, per dire il vero, si sono impiantate, la necessità era la istruzione, e si sono impiantate bene con 3 scuole che il popolo ha aiutato a costruire, e loro hanno studiato il portoghese in modo che sono diventate anche maestre. L'idea era quella di dare luce agli occhi, cioè istruzione, per poi la persona anche aiutarsi. No? Allora il Brasile è cresciuto, il Brasile è cresciuto molto, e oggi noi abbiamo in ogni luogo abbiamo una scuola pagante, e quella scuola, io do esempio di Teresina, che è la mia città, è il capoluogo della provincia dove abbiamo una delle case che è stata fondata dalle sorelle italiane, aiutata dalla gente a fare la scuola, perché loro anche qua non è che avevano tanti soldi, no? Con il viaggio, manutenzione, però il popolo che ha voluto la scuola l'ha aiutato in tutto. Oggi loro hanno una scuola grande per chi può pagare, sono 2.000 alunni più o meno, di tutte, fino a di là vanno all'università. Però nella città noi abbiamo una scuola per tutto per i poveri, una scuola che va fino al 9° anno, quelli che sono più, che approfittano di più, noi passiamo dopo a quella scuola buona che di là prepara per l'università.
abbiamo una casa per bambini di strada, abbiamo una casa per ragazze e madri che lì hanno il bimbo, alimentano fino a 6 mesi, dopo noi vediamo, troviamo lavoro, si mettono insieme con la persona che gli ha dato il figlio, qualche volta è anche sposata, comunque cerchiamo di non mandiamo via dopo di lì, che loro dopo devono ritornare alla stessa situazione, no? E abbiamo anche una casa per anziani, passano la giornata con noi, a casa vanno solo per dormire, l'ultima merenda diamo come cena, come facciamo così, perché loro è. Poi abbiamo anche una casa per i bambini piccoli, che le mamme vengono a lavorare, loro rimangono lì, passano la giornata, ritornano a casa con la mamma, ma la mamma può lavorare perché passa tutta la giornata. È una scuola materna, cresce vuol dire quasi asilo nido, no? Poi c'è la materna completa, di lì loro passano all'altra scuola, che elementare, dove stanno anche, so vanno a casa quando stanno alle medie, perché allora già sono più grandine e non occupano il posto nella primogenitura. E stiamo attenti a chi passa fame e il governo dà a noi, perché il povero è tanto povero che alle volte vende, no? Allora dà a noi e noi diamo su misura. Su misura, allora per dire, con questa scuola noi manteniamo tutte queste opere sociali e i genitori pagano quello che noi, perché noi diamo con loro, cioè il problema è coinvolgerli, perché capiscono che noi non mettiamo in tasca, naturalmente il denaro per migliorare la scuola è di primissima ordine, però quante cose mantiene per i poveri? Abbiamo tutto e tutto funziona, e noi portiamo i genitori per andare lì a fare volontariato, perché vedono che cosa noi diamo, non hanno come a dire, questa accumulano, perché loro vivono, no? Fanno il preventivo, fanno tutto, noi diamo denaro a loro in gruppo, perché non c'è pericolo, individualmente non si fa niente, ma in gruppo, no? cambiando ogni mese la direzione per poter dare opportunità. Ci potete dire qualche frase che usava la nostra amata Beata Savina? Lei c'è alcune frasi, per esempio, vorrei dire quella che mi viene adesso in mente, che noi sempre mettiamo, tante volte mettiamo nei bigliettini, tutto è poco per Gesù. Era quello che si fa è sempre poco. Sì, tutto è poco per Gesù. Per esempio, abbiamo qua l'altra frase, madre, lei dice, il povero è un sacramento di Cristo. È un sacramento di Cristo. Cioè non è da disprezzare. Perché lei voleva dire, è un sacramento di Cristo. È un sacramento di Cristo, perché come l'Eucaristia. L'Eucaristia noi non vediamo Cristo, eppure crediamo che in quella ossia, cioè dice allora, il povero, proprio perché la situazione è una situazione di crocifissione, povero vero, né? Non ha dignità, non ha niente, e dice allora per noi è Cristo, allora è un mistero di fede, come l'Eucaristia, non si vede ma si sente che nel povero c'è Cristo. Siamo arrivati alla conclusione, quindi passiamo all'ultima domanda. Papa Giovanni Paolo II ha beatificato la madre, sì. Savina, il 24 aprile 1988. Come state preparando l'iter per la sua canonizzazione? Stiamo preparando. Io se tu mi dà, tu e lui, se mi danno l'indirizzo dell'internet, io ti mando ciò che stiamo facendo esattamente in questo mese di agosto, che è il mese che tutto il mondo saviniano si movimenta per fare la festa della sua nascita. E facciamo nella scuola, facciamo nei centri sociali, facciamo dappertutto. Quelle grandi. Facciamo dappertutto, anche l'Argentina, nell'alto Brasile Sud, perché nel Brasile abbiamo due province grandi, no? La Libia. È una cosa che circola. Allora, noi facciamo con la novena,
facciamo con la richiesta di preghiera, ci mandano quanti nomi stanno arrivando di persone malate che stanno in situazioni ultimali. E è bello perché ringraziano, qualcuno dice guarda che lei sta migliorando, cioè c'è un bel interscambio. Abbiamo fatto delle offerte, nel senso non niente con soldi, sempre con la propria vita. E per esempio lunedì siamo invitate a privarci di qualcosa e preparare un piatto per un povero. Se non viene, noi dobbiamo capire qual è nella nostra via o nella nostra città e quei gruppi che passa più fame. E preghiamo per le persone che stanno male. E facciamo, camminiamo molto nella conoscenza della sua spiritualità, che è molto bella. No? E allora noi facciamo queste cose, per esempio, se c'è un luogo dove manca di tutto per gli anziani, e allora, un luogo nell'estero, allora noi mandiamo e loro devono mandare per una persona lì nostra, un'equipe che sta pensando a quello, se chi può. Chi non può, e poi non facciamo traffico dell'Europa, facciamo dentro, perché Brasile stesso. È dentro il Brasile stesso. E però gli altri pregano, mandano, per esempio, se c'è opportunità che qualcuno manca indumenti, questa cosa noi riceviamo dall'estero, quando noi andiamo nell'Italia che abbiamo vestiti, che trafficare oggi con soldi è una cosa che anche se è giusto, se ci prendono qualche cosa non va bene, invece gli indumenti, queste cose che servono per la pittura, perché noi insegniamo pittura, ricamo, tutte queste cose che lei faceva con le bimbe di allora e noi facciamo con le nostre, che ancora all'estero, soprattutto nell'America Latina, è molto necessario. Imparano a ricamare, imparano a cucire, a cucinare bene. Anche a prendere cura del giardino, perché un conto è fare un giardino in qualche modo, un altro conto è capito quanto, come si deve dare, quanto di sole, quanto di acqua, quanto. E allora chiama la giardiniera delle suore, così che vengono e loro guardare per loro, no? E se qualcuno da casa vorrebbe partecipare a questa unione di preghiera, di condivisione, di offerta, dove vi possiamo trovare? Avete un indirizzo email, un sito web, qualcosa? Noi abbiamo, io ti do quello, tu mi dai il tuo indirizzo, io ti mando quello di Roma, che lì è la fucina di tutte, va bene? Ti da do, Roma? Da Roma, ti do e lei ti manda tutto, ogni giorno. Per seguirla in diretta verso la canalizzazione, ecco, sì. Va bene, noi vi ringraziamo, siete stati veramente.